la Biennale di Venezia nelle Marche. In occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, l'edizione 2011 dell'Esposizione Internazionale d'Arte ha previsto diverse esposizioni in tutto il territorio nazionale. Nella nostra regione, dopo Ancona, la rassegna culturale si è trasferita ad Urbino. La mostra porta la firma di Vittorio Sgarbi, curatore del Padiglione Italia. Uno può anche dire che la Biennale fa schifo, e quest'anno infatti l'ha detto della mia, come la diciamo e l'abbiamo detta di tutte le precedenti, però tutti ci vogliono andare, ci vogliono essere, è un nome magico. Puoi fare mostre bellissime, la mostra della regione, la mostra del Mole Vanvitelliana, ma se tu la chiami Biennale fai qualcosa di utile per gli artisti e di eccitante, di attraente per quelli come voi che sono qua questa sera. Molti ce n'erano anche alla Mole Vanvitelliana. Urbino, ecco la ragione, lo accennavo, dottoressa Iacchetti, per cui non sono soltanto i capoluoghi di regione. Per me è stata un'idea grandiosa. Logicamente, come tutte le cose, essendo iniziali, sarà da smussare, sarà da fare mille verifiche, però non è giusto, penso, andare a una biennale, specialmente che la facciamo qua di Venezia, la facciamo in Italia, con 3 persone, 4 persone, 20 persone. L'Italia non può essere rappresentata solo per quanto sono dei grandi e bravi artisti, però ecco, questa è una rappresentazione, come dico, tutte le cose che iniziano poi devono essere rielaborate, rismussate, però l'idea è grandiosa. In questa occasione del 150° anniversario è scesa praticamente nelle città di tutta Italia, si fa vedere, e quindi dopo, senza ambizione oppure criticità di sorta, la gente poi giudicherà e vedrà e saprà finalmente che cosa c'è nel territorio italiano. In occasione dell'inaugurazione Sgarbi si è voluto soffermare sul concetto di contemporaneità degli artisti e delle opere presenti nella Biennale. Allora, il contemporaneo è questo, un teatro in cui tutti siamo e ognuno ha diritto di esistere. Certo, ci sarà qualcuno che ripete, che imita, che copia, e allora occorre un po' di selezione. Ma non si può stabilire che il contemporaneo è un fatto ideologico, per cui quello è più contemporaneo di me. Come nel libro di Orwell c'è uno che è più uguale di un altro. E perché è più uguale? Perché uno ha più titolarità di altri. E quindi intanto contemporaneo sia questo, tanti modi di essere, in tanti settori, che mostrano perché tante persone, pittori, scultori, fotografi, ceramisti, grafici, videoartisti, designer, uomini della moda. Fino al 27 novembre, all'Orto dell'Abbondanza di Urbino, si potrà vedere una selezione di opere d'arte contemporanea realizzate da 56 artisti marchigiani. Per la città ducale è un'occasione per confermare il suo ruolo di eccellenza nel panorama culturale italiano.